Matteo Salvini esulta per i nuovi provvedimenti varati dal Consiglio dei Ministri. Il CDM di fatto, come aveva promesso già il Premier, Giorgia Meloni, ha messo a terra alcune misure che vanno a tagliare il cuneo fiscale e che di fatto danno il via a un sostanzioso aumento in busta paga. Misure fortemente volute da tutti i partiti della maggioranza per dare risposte concrete ai lavoratori, aumentando così il potere d'acquisto delle famiglie. Misure che ovviamente sono state criticate dalla sinistra, Schlein e Landini in testa. Il segretario generale della CGIL si è irritato per il CDM convocato il 1 maggio e ha criticato uno dei più pesanti tagli al cuneo fiscale degli ultimi anni, che va a dare risorse aggiuntive in tasca proprio a quei lavoratori che la stessa CGIL dovrebbe rappresentare. E così anche Matteo Salvini sottolinea quanto sia importante il provvedimento varato dall'esecutivo, approvato al Consiglio dei Ministri del cancelletto 1 maggio, aumenti dagli 80 ai 100 euro mensili in busta paga fino a dicembre. Dalla sinistra e dai sindacati del no le solite polemiche e i soliti cortei, con fantocci, insulti e bandiere bruciate, dalla Lega e dal centrodestra al governo taglio di tasse e aumento degli stipendi per milioni di lavoratrici e lavoratori. Insomma, una vera e propria lezione a chi conosce solo la cultura del no.